ma non ci hanno visto ancora arrabbiati sul serio. Io sto calmando gli animi. Guarda che sto calmando. Questo è un movimento di calmi, lo vedete. Guardate i calmi, fate la faccia da calmi. Sono persone, noi stiamo riempiendo un vuoto, che se non lo riempiamo noi, lo riempiono quelli che non parlano più, che non vengono più qua, che prendono dei bastoni. Noi stiamo salvando la democrazia in questo paese, ci dovrebbero ringraziare. Andiamo lì a chiedere le firme sotto l'acqua e metti la casa in dignità e dovrai il pubblico ufficiale e ogni firma deve andare in comune e allora dov'è il sindaco che autorizza, perché ogni firma deve essere rinimata dal comune di origine. Noi prendiamo 200.000 firme sotto l'acqua, la neve, il freddo, non chiediamo una lira a nessuno e se entriamo in Parlamento abbiamo già firmato un documento che noi non prendiamo i soldi dei rimborsi elettorali che sarebbero, secondo le previsioni, sarebbero 100 milioni di euro. Noi non li prendiamo, noi non prendiamo i rimborsi, l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto in Sicilia e lo faremo anche al Parlamento italiano. Noi facciamo quello che diciamo e vorremmo che ci seguisse qualche partito dice se non li prendiamo neanche noi. Avete letto di qualcuno? E allora è l'esempio che puoi portare, non le parole in televisione, sono gli esempi. Lo fai anche come padre, fai l'esempio per i partiti, non è che li fai delle teorie in televisione. E noi abbiamo, chi me lo fa fare? Quando arriviamo a Grillo, cosa c'è dietro Grillo? Perché non riescono neanche a capire che uno può fare delle cose perché senza avere un ritorno economico. Io ho fatto 40 anni, ma mi avete fatto fare una vita straordinaria. 40 anni, 40. Riempivo queste piazze, mi ricordo quando queste piazze qua erano piene così a pagamento, Dio, che ricordo, erano dei ricordi. Ma mi avete dato di più di quello che vi ho dato io e io mi sto contraccambiando, non sto facendo il buon samaritano, contraccambio qualche cosa, una parte del mio lavoro me la farò retribuire, un'altra parte lo faccio per gli altri, è quello che dovete fare ognuno di voi, dall'idraulico all'avvocato al commercialista, una parte del nostro lavoro retribuite e una parte per gli altri. Abbiamo bisogno di mettere parole dentro la politica che non siano e spending review, ma che siano solidarietà. La solidarietà non è fare del bene agli altri, la solidarietà è essere insieme contro questa cazzo di ingiustizia che è questo paese.